Hai sentito? Tra poco c'è il giubileo. Sai che disastro con Roma in questa situazione. Cioè? Ma non hai sentito di Marino, mi dimettono, mi dimetto. Marino ormai è politicamente morto. Ma tu sei sicura? Guarda che la gente in piazza lo sostiene. Ma se l'ha scaricato anche il Papa. Vabbè, il Papa. Ma giorni fa non ha ricevuto i gitani. I gitani? Ma i gitani, sì. I Casamonica e gli Spada sono gitani? I Rom. E c'erano anche loro dal Papa? Ma guarda, se c'erano non lo so. So che c'erano tutti i Rom e il Papa ha invocato il rispetto. Rispetto per loro. Caspita. Beh, però è giusto. Lui li ha rispettati. Il Vaticano non ha detto nulla per il funerale di Casamonica. E cosa avrebbe dovuto dire, scusa, perché? Ma gli scomunicati non hanno diritto ai sacramenti, quindi né matrimoni, né battesimi, né funerali. Ma scusa, cosa c'entra il funerale con la scomunica? Che senso, cosa c'entrano? C'entra. Senti, siamo prossimi all'apertura del giubileo. Un po' di indulgenza, dai. Ma sì, un po' di indulgenza. Ma con tutti i problemi che ci sono a Roma. Beh, sai, però non ti seguo mica. Beh, ragiona un attimo. Il trasporto pubblico non è pronto. Le strade non sono pronte e c'è il problema dei rifiuti. Ma ci sarà un commissario, no? Arriverà qualcuno? Certo che ci sarà un commissario. Un commissario e lavori impellenti da assegnare con decretazioni d'urgenza. Insomma, stai dicendo che è il solito film già visto, no? Sì. Che parliamo di lavori affidati senza gare, che potrebbero sfuggire controlli sulla legalità. Ai, vabbè, senti. Ma quindi tu pensi che le dichiarazioni del Papa di non aver invitato Marino in America, no? E cosa c'è? C'è dietro un complotto? Un complotto mi sembra poco probabile. Io credo che si tratti di convergenza di interessi economici. E quindi occuparsi di Roma in una situazione del genere... Scusa, secondo te chi è che ci guadagna in questa cosa qua? Secondo te?